giuria sta votando. Parliamo di una ragazza che con dolcezza, con grande determinazione sta riuscendo a vincere la maggior parte delle nostre tappe. È prima classificata, Francesca Alotta. È come quando uno sparo nel cielo interrompe il volo più leggero. Non amarmi per restare a terra invece di volare. Sono al buio qui nella mia stanza, la radio accesa, quella che ascolti tu. Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog spin-off del Cantagiro. La storia che vi sto raccontando del Cantagiro è inclusa interamente in una playlist che è quella dedicata appunto alla storia del Cantagiro. Andate a vedere nel mio canale, vi racconto la storia di questa grande manifestazione per omaggiarla nei suoi 60 anni di carriera. Oggi però sono qui per parlarvi degli artisti che vincono il Cantagiro, e dopo aver parlato, e parliamo del Cantagiro del 91, della storia e della grande vita artistica di Palaturci e dei Tazenda, sono qua per raccontarvi il Cantagiro del 91, però nella categoria delle nuove proposte. Categoria delle nuove proposte di quell'anno, che era suddivisa in due categorie, diciamo sottocategorie, che erano il primo applauso e la facciata. Per la facciata vince Francesca Alotta, e oggi vi racconto di lei la sua storia. Quindi vi auguro la buona visione e benvenuti sul mio canale. Francesca Alotta. Un anno lo sai, un piccolo film. Buonanotte agli amici, sempre pronti a parlare. Lasciami perdere, sta morendo a pazzi, tormento senza. Francesca Alotta nasce a Palermo il 1 gennaio del 68. Figlia d'arte, il padre era il noto cantante Filippo Alotta, e inizia la sua attività di cantante come corista in dischi di vari cantanti italiani, tra cui ad esempio, che so, Volano le pagine di Mietta nel 91, e anche componente delle Compilations, gruppo musicale femminile presente a Domenica Inn nelle edizioni fra l'88 e il 90. Nel 91 vince il Cantagiro, la canzone è chiamata Urgente. L'anno seguente vince Sanremo nella sezione Nuove Proposte con Non Amarmi, in coppia con Alejandro Baldi. Dal suo primo album, La Alotta, viene estratto il singolo Fragilità, con cui partecipa nuovamente al Cantagiro. Nel 93 partecipa di nuovo a Sanremo, lo fa con Un Anno di Noi, e pubblica un album che si chiama Io e Te, in coincidenza con la partecipazione a Domenica Inn come ospite fissa, insieme a Fiordaliso. Segue poi il lancio discografico in Giappone con una raccolta, e a Cuba, dove resta per diversi mesi in vetta alle classifiche con Yolanda, canzone che canta in duetto con Augusto Enriquez del Moncada. Tra il 95 e il 97 partecipa come ospite musicale a Buona Domenica, e nel 97 esce Buonanotte alla Luna, un album comprendente brani già noti che hanno come oggetto la luna, e vede collaborazioni con Demo Morselli, Federico Salvatore e La Bertè, che duetta con La Alotta in E la Luna Bussò. Nel 99 è la protagonista di un musical, Cenerentola, di Tony Cucchiara. Nel 2004 partecipa al tale show Music Farm, condotto da Amadeus, e viene però eliminata dopo aver perso la sua sfida contro Marco Armani. Nel 2009 partecipa come concorrente al 10° Festival della Nuova Canzone Siciliana, la canzone è chiaramente in dialetto siciliano, e nel 2010 partecipa all'11° Festival della Nuova Canzone Siciliana nella categoria Premio Sicilia con un'altra canzone siciliana. Nel 2014 e 2015 partecipa come ospite al programma televisivo di intrattenimento musicale Mille Voci di Gianni Turco. Nel 18 pubblica un singolo, si chiama Anima Sola, lo canta insieme a Mauro Pina e vince il premio AFI alla carriera. Inoltre partecipa alla prima edizione di Ora o Mai Più, il nuovo tale show di Rai 1, dove presenta un suo nuovo inedito. Nel 2021 partecipa come concorrente alla nuova edizione di Tale Quale Show, condotta da Carlo Conti su Rai 1.
Questa è la storia di Francesca Lotta. A ora o mai più, Francesca Lotta. Grazie. Ti dirò che comincio a sentirmi importante. Me ne vado via da tutta questa ipocrisia. La Francesca Lotta ha inciso nella sua carriera 4 album in studio e 7 singoli, gli album fra il 92 e il 2018 e singoli fra il 91 e il 2021. L'ultimo si intitola Diversa. Questa è la storia di questa cantante che abbiamo ritrovato parlando proprio del Cantagiro del 91, dove lei vince nella categoria delle nuove proposte. Bene, molto molto bene, una cantante bravissima. Una cantante che sicuramente la musica italiana deve rivalutare, questo io lo dico ogni volta che c'è una cantante bravissima che diventa outsider, allora io ogni volta dico sempre da rivalutare, assolutamente sì, e piuttosto che magari inventarsi artisti big che non sono, ecco, magari Amadeus mettiamo fra i big chi big è davvero, ecco fatto, via. Esatto, ogni volta io se ho da lanciare una freccia la lancio, ma sempre in favore del talento, assolutamente sì. Io quindi vi ringrazio tantissimo per la visione e vi aspetto chiaramente la prossima volta, perché la prossima volta affronteremo di nuovo la storia del Cantagiro, ma lo faremo in una versione ancora diversa con un altro spin-off dove vi racconto i cantanti purtroppo dimenticati del Cantagiro del 91. Quindi vi aspetto la prossima volta. Grazie per la visione. Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella. Ciao da Ale.